Continua la diretta da Piazza De Ferrari, qui accanto a me il signor Beppe, un'azienda agrituristica, una delle più conosciute del territorio ligure. Olive, vino, fattoria didattica, davvero tanto si può trovare da voi. Ci vuole raccontare qual è la vostra giornata tipo? La giornata tipo è abbastanza complessa. Comunque io personalmente nasco nel 1995 per scelta, riprendendo una tradizione di famiglia che parte dal 1700, come coltivatori dei secolari olivi di qualità taggiasca, siti ad Imperia, frazione Oliveto e tutta la Valle Impero. Nel 1995, in collaborazione con la moglie, abbiamo ripreso appunto il mestiere di mia nonna, di mia madre, dei miei avi. Abbiamo costituito prima di tutto un'azienda agricola, olivicola e vitivinicola, agriturismo, e nel tempo siamo diventati anche fattoria didattica e azienda certificata dalla Camera di Commercio di Imperia Green Economy, perché come scelta proprio aziendale abbiamo installato un impianto fotovoltaico, anche se piccolo, comunque fino a 6 kW, facciamo il riciclaggio dell'acqua piovana, utilizziamo biomassa per il riscaldamento e soprattutto facciamo agricoltura a basso impatto, che significa non usare completamente concimi chimici e diserbanti, utilizzare al minimo, considerandole proprio come delle medicine, diciamo degli insetticidi o comunque sostanze repellenti per attacco, specialmente per la mosca dell'ulivo o per patologie della vigna, e cercando quindi di fare un'agricoltura più a basso impatto possibile, rispettando tradizione e innovazione. Tradizione, innovazione, qualità, quindi si trova tutto e stile, da voi. E stile artigiano. Lo stile per forza. Facciamolo con stile, si diceva, è il motto di quest'anno. Si dice, e a questo punto lo dobbiamo dire tutto l'anno e andando avanti, facciamolo con stile. E voi fate tutto con stile, quindi chi vuole trovare con stile, da voi... E ci tengo a sottolineare, cerchiamo di non fare solo stile in Italia, ma di fare stile anche all'estero, perché dal Cuconiani, grazie anche alla Camera di Commercio di Imperia, grazie anche a altre associazioni, cerchiamo di portare questa tipologia di prodotto, che comunque è di nicchia, perché i nostri numeri rispetto a industrie sono ridicoli, però molto apprezzati in paesi europei, e grazie alla Confartigianale nato quest'anno, che ha fatto un incontro con importatori di una certa tipologia di prodotti americani qui a Genova, a Binà, nata all'Expo, abbiamo visto che c'è anche molto interesse negli Stati Uniti. E io sono sicura che ci sarà interesse anche in chi ci sta ascoltando. Dove vi trovano esattamente? Ed è possibile comprare anche online i vostri prodotti, quindi? Esattamente. Attualmente ci trovano in Piazza De Ferrari a Genova per tutti i genovesi. Fino a questa sera intorno alle ore 19:20. Se no ci trovano su internet digitando www.ilbei.it. Ci trovano a Imperia, frazione Oliveto, noi appunto anche come fattoria didattica organizziamo dei corsi di degustazione, di assaggio, specialmente per gruppi di adulti che vogliono capire come si produce, cosa significa produrre con la qualità e soprattutto capire le differenze, specialmente nell'olio, tra un olio che trovano a 3 euro, 4 euro al supermercato, un olio invece da 12, 14, 16 euro al litro, fatto in una certa maniera. Perché è necessario pagarla la qualità, diciamocelo. A 3, 4 euro la senza qualità probabilmente un po' manca. Probabilmente. Senza entrare in merito in discorsi lunghi, complicati, che avrebbero bisogno di molti minuti e se non ore per entrare nel merito del problema, diciamo che produrre in Liguria già di per sé è un costo, perché comunque noi abbiamo un territorio fatto a magei, fatti a fasce, con un bassissimo utilizzo di meccanizzazione. Io penso che molti strumenti che utilizzava mio nonno, mio bisnonno, li devo utilizzare per forza io nel 2015,
rispetto ad altri settori che li trovi nei musei di cultura contadina, invece noi li trovi nei magazzini, perché li dobbiamo ancora utilizzare, perché purtroppo non ci sono strade interpoderali, arrivano solo a un certo punto, ci sono delle problematiche proprio ambientali di un certo tipo, per cui già di per sé è caro a produrre, e noi come contadini, come agricoltori di tutte le tipologie, vantiamo il fatto che in Liguria specialmente siamo anche presidio del territorio, nel senso che si dovrebbe fare un passo in avanti che, oltre a vedere solo ed esclusivamente l'aspetto di produzione, di coltivazione, si dovrebbe ad arrivare a capire che mantenendo le fasce, mantenendo i muri, mantenendo i rii, i bei puliti, si fa anche presidio del territorio in una regione che è alluvionale, che ne ha bisogno sicuramente, che precipita al mare se non si mantengono sui muri. Noi la verremo sicuramente a trovare per partecipare ai laboratori e assaggiare le vostre prelibatezze. La porta è aperta, anzi le campagne sono totalmente aperte. A presto allora, grazie.